Siamo qui oggi con Luca Porro, schiacciatore della T-Net. Intanto, ciao Luca, ciao come stai? Enrico. Tutto bene, ho ripreso da un infortunio, però ci siamo, dai, Perfetto, per questa quindi partita. contiamo su di te al 100%. Una trasferta complicata, quella di Savigliano, perché è una trasferta lunga. E anche se ci riporta un ricordo piacevole, la partita d'andata fu la prima vittoria stagionale. Ti ricordi di quella partita? Ah, sì, l'andata abbiamo vinto 3-1, Certo. e giocando anche una bella partita. E loro sono una squadra fastidiosa perché è una squadra che difende molto, magari non sono fisicatissimi a livello strutturale, però sono una squadra molto tecnica, difendono, contrattaccano, fanno della qualità di gioco il loro punto forte. Punto forte. E su cosa state puntando particolarmente in allenamento questa In settimana? allenamento stiamo puntando molto sulla fase di giocata perché abbiamo percentuali abbastanza basse che possono migliorare e poi si lavora sempre sulla recensione, sulla battuta, che poi sono i fondamentali che fanno più di Che differenza. fa la differenza. E ultima cosa che ti chiedo, adesso nelle prossime settimane ci sarà un continuo di partite perché giocheremo anche le infrasettimanali, speriamo di giocarne il più possibile perché vuol dire che andiamo avanti in Coppa Italia. Come si affrontano secondo te questi incontri ravvicinati? Questi incontri avvicinati sicuramente non sono molto semplici, sia a livello fisico che mentale, perché è molto faticoso, però veniamo in palestra apposta per questo, quindi ci divertiamo e più ci alleniamo anche a un buon ritmo di gioco, quindi ci viene anche abbastanza bene. Perfetto, grazie mille Luca e buon Grazie a voi. allenamento!